Uno dei problemi che viene proposto frequentemente quando si studiano le applicazioni della dinamica, in particolare l'attrito, è quello della cassa sul pianale di un camion che viene inclinato. Ecco, questa situazione è anche quella presente nei problemi del nostro libro di testo, il Walker per il biennio, a pagina 114, nei problemi 45, 46 e 47. Dunque, prima di proporre la soluzione a questo problema, vorrei esaminare con voi la situazione fisica e la sua rappresentazione. Vediamo la situazione così come viene prospettata. Abbiamo un camion il cui pianale può essere inclinato. Seguite questa animazione. Cosa possiamo variare in questa animazione? Possiamo variare la massa della cassa, e dunque anche il peso della cassa e i coefficienti d'attrito statico e dinamico. Tutti gli altri dati sono dati conseguenti alla simulazione. Ovviamente nel momento in cui noi premiamo esegui, il pianale del camion viene fatto inclinare di più e poi possiamo eventualmente rivedere le situazioni precedenti scorrendo con questi cursori avanti e indietro nell'animazione. Intanto notate che questa rappresenta la situazione fisica, cioè la rappresentazione reale di ciò che succede con alcuni vettori applicati effettivamente nelle posizioni corrette. Il peso della cassa è applicato nel suo baricentro, la normale viene fatta nascere nel punto di contatto, perché in effetti è una forza di reazione di contatto fra la cassa e il pianale. La forza d'attrito statico ha origine fra le superfici dove effettivamente nasce. Ma a noi interessa in questi casi vedere più che altro lo schema di corpo libero di questo corpo. Allora, cominciamo a seguire l'inclinazione una volta di questo camion. Notiamo innanzitutto che le forze presenti sono sostanzialmente tre: il peso della cassa diretto verticalmente, la normale, che si chiama appunto così perché è perpendicolare alla superficie di contatto fra la cassa e il pianale, e poi la terza forza, in questo caso è l'attrito radente statico, perché in effetti la cassa non è ancora scivolata verso il basso. Dunque l'oggetto è fermo, siamo in condizioni d'attrito statico. Notate il colore diverso di PX e PY, che sono le componenti orizzontale e perpendicolare della forza peso. Giustamente nell'animazione vengono rappresentate con un colore differente perché non sono altre forze. Le uniche forze applicate sono P, N e la forza d'attrito statico. Però per capire bene il comportamento dell'oggetto è conveniente vederne variare anche le componenti, ma le componenti sono una diretta derivazione di P. Dunque, osserviamo com'è la situazione in questo momento. La cassa è ferma. Perché? Perché il peso può essere scomposto nelle sue due componenti, parallela al piano e perpendicolare al piano. La componente perpendicolare schiaccia la cassa sul piano e dunque fa nascere la forza normale di reazione, mentre la componente orizzontale PX è bilanciata dalla forza d'attrito statico. Come sappiamo, l'attrito statico può andare da un valore 0 ad un valore massimo. Quando il pianale non è inclinato, come in questo caso, si può notare che la forza d'attrito statico non c'è, perché in effetti nessuna forza parallela al piano tende a far muovere la cassa. Non appena questo pianale viene inclinato, ecco nascere la forza d'attrito statico in risposta a PX. Notate intanto che quanto più l'inclinazione è grande, tanto più PX diventa grande, ed inoltre anche N varia, nel senso che più il piano è inclinato, più N diventa piccola. Seguitelo. Avete osservato che a un certo punto la cassa comincia a spostarsi. Che cosa è successo? È successo che la componente del peso parallela al piano è diventata talmente grande,
da non poter più essere bilanciata dalla forza d'attrito radente statico, cioè la forza d'attrito radente statico ha raggiunto il suo massimo valore, superato il quale si entra in regime d'attrito dinamico. E qui si può notare un problema, nel senso che nell'animazione non viene cambiato l'indice da S a D, perché in questo momento invece siamo in regime d'attrito dinamico. Dunque, questo è un po' la situazione. Ripetiamo ancora una volta questa animazione. Che cosa possiamo cambiare in questo problema? Beh, possiamo cambiare ad esempio il peso. Vediamolo qua. È ovvio che, scusatemi, ogni tanto ritorna dalla rappresentazione fisica a quella di corpo libero. Notiamo che se noi cambiamo il peso, aumentando P, cosa dovrebbe succedere? Aumenta anche il P parallelo, quello che qui chiama PX, aumenta anche il PY ed aumenta anche la forza normale. Aumentando la forza normale dovrebbe crescere anche la forza d'attrito statico. Però attenzione, è vero che la forza normale aumentata, la forza d'attrito statico massimo, scusate, può aumentare, ma anche PX è aumentato. Quindi vediamo un momento, se io aumento un po' la massa, ecco che il peso e la normale crescono e quindi di conseguenza, ma in proporzione, crescono PX ed FS. E l'angolo a cui avviene comunque il distacco è sempre attorno ai 23,2 gradi, lo stesso che c'era nel momento in cui la massa aveva un valore inferiore. Riproviamo, mettiamo un valore della massa inferiore e andiamo a vedere a quale angolo si stacca. Voilà, sempre lui, sempre 23,2. Spero con questo di avere illustrato la situazione in modo che adesso siamo pronti ad affrontare i problemi.